dei prezzi assolutamente indecenti, tali da non rappresentare nemmeno lontanamente il decoro di una professione, ma vuol dire neanche il decoro di uscire di casa, andare a vedere l'appartamento della signora Maria e tornare a casa e fare la certificazione energetica. Ecco, oggi voi con questo sistema andate ad avvallare le società di ingegneria che in questo modo faranno dei bellissimi certificazioni energetiche a pochissimo prezzo e pinzeranno eventualmente solo il professionista finale. La società di ingegneria continuerà ad andare avanti col suo modus operandi perché l'unico criterio che la porta avanti è quello del profitto. La ringrazio. Non vi sono altri interventi? Onorevole Pesco, prego. Presidente, veramente io faccio un appello ai relatori. Magari siete ancora in tempo per ritirare questo emendamento. Sappiamo che non piace neanche a voi. Quindi vi prego veramente, fate il possibile per la professione, per gli ingegneri. Fate il possibile di ritirare questo emendamento. Torniamo magari se necessario al Comitato dei Nove. Veramente, ne va veramente del futuro del nostro paese, ne va del futuro della collettività. Grazie Presidente. La ringrazio Onorevole Pesco. Onorevole Tofalo. Grazie Presidente. Io qui non sto a rappresentare quella che è stata e anche una mia professione da giovane ingegnere, come diceva anche il collega Crippa. Noi siamo i primi, e l'abbiamo detto da anni pubblicamente, che siamo per l'abolizione degli ordini professionali, per cui ad un ripensamento completo, magari più su uno stile inglese di grandi scuole accademiche che hanno anche una storia secolare, sono molto più serie delle nostre, ma qui il concetto è un altro. Io vorrei veramente una risposta dal Partito Democratico per sapere cosa è successo in queste ore, in queste ultime ore, perché è un anno che c'è stata una compattezza e un'unità di intenti su questo argomento assurdo e adesso non mi spiego qual è stata l'offerta, perché avete ceduto. Io lo voglio capire, Presidente. Qual è stata l'offerta che vi ha fatto Renzi, il governo? Cosa vi mettete ancora una volta nelle tasche per dire no? È un anno che avete fatto una battaglia comune, era una delle poche battaglie comuni, invece no, adesso portate alla distruzione anche una professione. C'è almeno qualcuno che abbia il coraggio di spiegare questo cambio di marcia. Presidente Rosato, lo faccio.